Io faccio parte dal 2006 dell'associazione Basilico. E Basilico in realtà esiste ufficialmente dal 2002, però c'era già un gruppo di persone che condividevano appunto degli ideali e che quindi si sono trovati in sintonia, hanno iniziato a realizzare, a concretizzare dei progetti e quello in cui credevano. E i soci di Basilico sono un po' in tutta Italia e siamo quelli più attivi, una sessantina, però ci riconosciamo tutti e ci ritroviamo presso l'ecovillaggio Corricelli. Corricelli si trova in Val Bisenzio, la Val Bisenzio è più o meno tra Prato e Firenze all'incirca, e siamo in un bosco, è un posto bellissimo, c'è l'acqua, c'è una natura molto bella, è un parco per cui è comunque anche lì protetto. E quello che è stato fatto in questi anni dalle persone poche che risiedono lì, perché risiedono al momento 7 persone e si sta avvicinando una famiglia che conta di trasferirsi, ma poi, come dicevo, non sono mai soltanto loro e siamo sempre più numerosi. E le cose che sono state fatte sono appunto straordinarie, perché davvero senza energia elettrica, proprio con solo un lavoro manuale ma molta tenacia e molta volontà, sono state costruite delle case assolutamente in bioarchitettura, quindi legno incastro, balle di paglia, intonaco naturale, è stata ristrutturata una casa in pietra, veramente fatta vista crescere, fatta in tanti anni, però fatta proprio a mano. E adesso in realtà si stanno anche ristrutturando altre case che sono appunto in questo territorio. La Regione Toscana ha appena dato 11 ettari di terreno che è bosco, ma che in passato è stato terreno agricolo, per cui ci sarà anche la possibilità di coltivare più di quanto adesso non si faccia. Le persone che risiedono a Corricelli sostanzialmente sono dei formatori, perché le parole chiave che posso utilizzare sono permacultura, e quindi c'è Enzo che si occupa principalmente di fare formazione di permacultura, e poi agricoltura sinergica con Antonio De Falco, e poi appunto l'autocostruzione, qui c'è Marco, cioè qui non è qui, ma Marco è quello che più di tutto si è dedicato all'autocostruzione delle case in pietra. E insomma, devo dire che è una realtà bellissima, io se potessi ci andrei a vivere domani, anzi oggi stesso, e quindi invito tutti quelli che sono interessati a venire a conoscere di più questo posto. Grazie!